Sono passati 9 anni da Fury Road, ovvero quasi un decennio da quella folgorante sorpresa che aveva travolto Cannes nel 2015. Ed è quindi naturale, scontato e forse anche doveroso che il nuovo capitolo del franchise di George Miller riparta proprio da qui, ovvero dalla Croisette, per un evento fuori concorso tra i più attesi di Cannes 2024. Con Furiosa, Mad Max Saga si torna quindi nel mondo lanciato nel 1979 con Interceptor e riportato alla ribalta da Fury Road, ma stavolta per fare un passo indietro rispetto al capitolo precedente e raccontarci dunque le origini del personaggio che Charlize Theron aveva reso da subito iconico. Onore ed onere di riprenderlo e riportarlo su schermo è toccato stavolta ad Anya Taylor-Joy, una delle attrici più carismatiche e riconoscibili di questa generazione. Ma sarà bastato a non sfigurare e rendere giustizia al ruolo. Scopriamolo insieme. Seguiteci. Inevitabile, dopo l'impatto della Furiosa di Charlize Theron, voler tornare sul personaggio, riprenderlo e riproporlo, nonché approfondirlo con una storia che potesse tornare indietro e mostrarci la sua genesi ed evoluzione. E infatti è proprio questo che fa Furiosa in Mad Max Saga, raccontandoci il cammino di una giovane Furiosa strappata dal luogo verde delle molte madri per finire nelle mani di una grande orda di motociclisti sotto il controllo del signore della guerra Dementus. Insieme a loro poi Furiosa si imbatte nella cittadella guidata da Immortan Joe mentre attraversano le terre desolate e sullo sfondo dello scontro tra i due potenti leader Furiosa deve trovare un modo per andare avanti e sopravvivere, superando anche le prove che si trova a dover affrontare, nonché radunare le forze e i mezzi per trovare la strada di casa. Bene, ci siamo tenuti volutamente sul vago nel raccontarvi la storia di Furiosa per non anticiparvi molto dello sviluppo del personaggio, anche se l'intreccio che qui ci viene raccontato è molto più articolato e strutturato del motore rombante dell'azione del precedente Fury Road. Se infatti il film precedente era costruito come una folle ipercinetica e adrenalinica sequenza d'azione, Furiosa invece non prova nemmeno a ripetere quel riuscito esperimento, bensì cerca una strada propria che possa approfondire in misura maggiore sia il mondo che la protagonista. E per tratteggiare il percorso di crescita di Furiosa prima di arrivare alla figura forte e carismatica che abbiamo già conosciuto col volto di Charlize Theron, George Miller si è affidato qui a un'altra attrice che ha saputo dimostrare altrettanto magnetismo nel corso degli ultimi anni. La Furiosa più giovane che anima il film che da lei prende il nome è infatti incarnata soprattutto da Anya Taylor-Joy, che qui lavora per creare una continuità col personaggio che abbiamo già apprezzato in precedenza, anche se consapevole di doverne portare su schermo una versione in divenire e di dover mostrare quindi un momento differente della sua vita e del suo percorso. E va da sé che l'attrice ovviamente non è Charlize Theron, così come la sua Furiosa non è ancora quella che segnava la storia di Fury Road. Ma è comunque sensata la scelta del regista, perché va a creare un parallelismo tra il personaggio e l'interprete, ovvero tra due anime forti che si stanno imponendo nei rispettivi ambiti nel mondo di Mad Max, così come in quello del cinema. E certo, l'unico rammarico, se è proprio di questo che vogliamo parlare, è per il Dementus di Chris Hemsworth che ci è parso un po' troppo sopra le righe, pur sempre in un mondo eccessivo ed estremo come quello dispotico creato da George Miller. Ma è proprio il mondo di Mad Max a rendersi protagonista di Furiosa, con i suoi eccessi e i suoi personaggi a dir poco pittoreschi, i suoi veicoli e le sue armi, le sue derive folli e l'ampiezza degli spazi. Miller inoltre valorizza tutto questo, lo rende parte integrante di una messa in scena potente, elaborata e creativa. E Furiosa, come lo era stato anche Fury Road, è infatti una gioia per gli occhi, una sorpresa continua che dà allo spettatore schiaffi decisi e convinti, anche se il ritmo è meno frenetico e i tempi più dilatati ed elaborati. Tuttavia non manca certo l'azione nell'avventura negli spazi sconfinati e desertici dell'Australia, ma Miller si ritaglia qui più tempo per ponderare i personaggi e le scelte, le situazioni e l'impatto sull'evoluzione delle figure in gioco. E se non possiamo dire che ci sorprende la padronanza del mezzo cinematografico del regista perché ne ha dato più e più volte dimostrazione in passato, continuiamo tuttavia a restare senza parole al cospetto della modernità che ne accompagna la maturità artistica. Guardiamo infatti l'opera di un autore che ormai sfiora gli 80 anni e nonostante ciò dimostra ancora la voglia di sperimentare e stupire di un giovane cineasta. Ed è proprio in questa maturità accompagnata da modernità che risiede la sua forza. Ed è una caratteristica questa che anche in Furiosa emerge con prepotente bellezza. Voi invece cosa ne pensate? Attendete Furiosa e Mad Max Saga? Fatecelo sapere nei commenti.